Penso che dalla voce spezzata di Nadia si capisca perché ci devo iniziare dalla bellezza come diversità. Sì, assolutamente. No, volevo aggiungere una cosa che è un po' personale, però è completamente in tema, perché quando si parla di bellezza, bene, vi dirò un fatto molto personale, però io sono di origine algerina. La Basilicata, Bernalda in particolar modo, mi ha fatto fare pace con le mie origini, con l'Algeria, e mi ha dato un desiderio. Vivere a Bernalda mi ha portato a ritornare indietro ed andare in Algeria, nel villaggio nel quale sono cresciuta, a visitare parenti, a visitare una famiglia che non vedevo da 20 anni. E questa è la forza della bellezza, perché quando vivi a Bernalda, per come la vivo io, mi ricorda molto, ecco, in qualche modo il villaggio dal quale provengo, che si chiama Renci, sentite com'è bello Renci, perché è una questione di architettura, è una questione di accoglienza, della bontà delle persone, della curiosità delle persone, i colori della terra, questa natura così a volte aspra, questa povertà, dico virgolette, povertà a livello economico, perché sappiamo i problemi che abbiamo di tutti questi ragazzi che scappano via per le condizioni di lavoro, eccetera. Quindi io sono grata all'Italia e sono grata a questa città di Bernalda e a questa comunità che, ripeto, mi ha fatto fare pace con le mie origini. E fate lì, annuncio, in realtà questo documentario che io vorrei presentare domani durante la pitch session è questo, è raccontare questa pace fatta con l'origine, però attraverso lo sguardo di mio figlio, perché lui è italiano, è nato in Italia, il padre è lucano, però non sa nulla dell'Algeria, se non attraverso i miei racconti. Quindi io voglio fare questo viaggio a ritroso con lui e portarlo nei luoghi della provenienza, appunto, di sua mamma, di sua nonna, eccetera. Grazie. Non posso aggiungere nient'altro. Marcelli, è detto. Renci. E qui si riuniscono la comunità di Bisticci, la comunità di Bernalda e la comunità di Renci, in queste splendide parole. Passo a Giuseppe Marco Albano, regista, direttore artistico di Corti in Cantina. Tu che vieni da lavori molto di finzione, ora che hai iniziato a lavorare molto di più col documentario, questo strumento come ci aiuta a riconoscere la bellezza, ma soprattutto, visto che stiamo in tema di unione, di rompere l'individualismo e tornare a parlare di unione, quanto è bello unire una comunità in un paese molto piccolo durante la selezione dell'Arsine di Corti in Cantina. Grazie Angelo, buonasera a tutti. È molto difficile parlare dopo le splendide parole di Nadia e di quello che stiamo vivendo noi come comunità di Bernalda. Però arrivo ad Angelo, rispondo a lui. È da 8 anni che organizziamo un festival, una rassegna di cortometraggi che si chiama Corti in Cantina. Sono 8 anni che selezioniamo il meglio del cinema lucano, che sia di nascita lucana o di residenza in Basilicata come Nadia, appunto, o lavori che che siano stati girati in Basilicata. Sono dei cortometraggi, soprattutto infatti si chiama Corti in Cantina, è una versione appunto di cinema lucano, e selezioniamo il meglio, cerchiamo ogni anno attraverso una commissione di premiare tutte le professioni, quindi tutti i ruoli che formano, vanno a formare la macchina del cinema, quindi registi, attori, musicisti e tutta, insomma, i vari ruoli. Sono 8 anni che ci siamo conosciuti di più, quindi ho conosciuto i miei colleghi, i miei concittadini, altri lucani che come me da tanti anni sognano il cinema, cercano in tutti i modi di fare cinema, si impegnano, si svegliano la mattina, la mattina e la sera con questo sogno tutti i giorni. Quindi è bello perché siamo stati un gruppo, una squadra, ringrazio ovviamente anche ai miei due soci, all'Angelo e al Ciccio, che da anni ormai mi seguono anche in questo
piccolo sogno, sono una specie di, io li chiamo gli Oscar Lucani, semplicemente perché è bello dare un incentivo a chi come me sogna di fare cinema ogni giorno in Basilicata, che o è rimasto in Basilicata oppure ci torna spesso sia per realizzare dei film o semplicemente per ritornare a casa. E la bellezza la vedo in questo, la bellezza la vedo nell'unione, nel gruppo, nel cercare di aiutarsi, consigliarsi, scambiarsi delle opinioni importanti. E quindi questo è quello che è Corti in Cantina da 8 anni ormai, sono 8 anni, cioè il locale a Film Festival abbiamo sentito unione con bellezza. Assolutamente. Assolutamente sì, il locale a Film Festival ne ha 20, io sono cresciuto in queste feste dalla prima volta. Si faceva la macchina, non avevo neanche la patente. Mi sono tanti anni che frequento un festival, è stato il primo festival della mia vita, è stato proprio qui, il locale Film Festival. E poi sono arrivato a crearlo io attraverso i locali che fanno cinema e le Corti in Cantina. Passando da Corti in Cantina al mio amore per il documentario, è quello che mi ha dato, diciamo, l'idea nasce da me e insieme ad Adriano Pantaleo, che magari tutti conoscerete come Spillo della serie televisiva Amico Mio degli anni 90, oppure come il barista Vincenzino, lo speriamo che me la cavi. È proprio quel film, quello che mi ha spronato, perché ho amato quel film fin da bambino, tra l'altro è stato girato a pochi chilometri da qui, la maggior parte della pellicola, proprio a Taranto, nelle vie del quartiere antico di Taranto. E insieme ad Adriano siamo andati 30 anni dopo, 29 anni esattamente, perché il film è stagionato tra il 90 e il 91, stiamo andando a ritrovare tutti i bambini della classe del maestro Sperelli, Dio speriamo che me la cavi, quindi la classe di Paolo Villaggio, che per la prima volta, grazie a Lina Wertmüller, la regista, interpretò un personaggio drammatico. Infatti anche tutti i bambini, adesso sono 35 anni quanto me, o 40 anni addirittura, perché all'epoca ci avevano 10 anni, 2 anni, 7 anni, adesso sono molto grandi, ricordano Fantozzi, si aspettavano che arrivava Fantozzi, invece no, è arrivato questo uomo, questo signore impostato, molto serio, rigido sul set, che dava loro dei consigli importantissimi, ogni tanto scherzava ma non troppo, quindi hanno avuto questo stravolgimento di vita non solo con la conoscenza di Fantozzi, che era Paolo Villaggio, ma anche lo stravolgimento di una vita per un bambino di 7, 8, 9 anni, cambiarti la vita perché diventi famoso, perché ti riconoscono tutti per strada, perché fai una prima, perché la tua regista è Lina Wertmüller, la prima regista italiana ad andare agli Oscar, la prima regista italiana che ha avuto una forza, una potenza, e tuttora infatti quest'anno le danno un Oscar alla carriera, e noi staremo lì con la classe, perché molti di loro non vedono da 30 anni, staremo lì a festeggiare il suo Oscar alla carriera. Il film, il documentario si chiama Noi ce la siamo cavata, a noi tutti ce la sono cavata, perché tra questi ragazzini molti purtroppo hanno trovato una via un po' negativa. Non spoileriamo tutto, infatti il produttore dice non possiamo vedere tutto. Già l'Oscar. Ok, Giuseppe. Vabbè, ci sono tante altre sorprese che voglio fare. Detto questo, speriamo di vederlo quanto prima, giusto produttore? Di vederlo quanto prima, il documentario Mi sono innamorato di Adriano Reale, mi piace tantissimo raccontare la realtà, soprattutto sia per la bellezza, non di sta cosa, di 10 anni, di bellezza, dice questa parola bellezza, non riesco a cercare un miliardo, però la bellezza è bellezza, bellezza. Sia per questo, sia perché, ve lo dico sinceramente, e per noi registi, per me autore, mi piace prendere la telecamera e raccontare storie. Se dobbiamo aspettare i bandi, i soldi, i produttori, i finanziamenti, creerete il mio strazio. E quindi fare documentario per un autore è una cosa straordinaria, perché prendi la telecamera e giri una storia. Quando la monti ti emoziona allo stesso modo di una finzione. Quindi questo è quello che voglio dire. Grazie Angelo, grazie Ciccio, ringrazio due persone, amici di infanzia, che sono i miei soci, e li ringrazio perché hanno portato me ad essere quella testa che era un po' l'artista, che mi piace fare un cinema, fare un film, a renderlo una professione vera e propria,
perché abbiamo un vero commercialista e un altro che vuole fare l'imprenditore del cinema e che stanno cercando con me, che avanza ancora un artista, di fare seriamente cinema. E queste due giornate è solamente grazie a loro, e ti ringrazio per quello che stanno. Grazie mille. Passo a Sara Lorusso, ne approfitto per salutare le altre due colonne di F9, ovvero Michele Sciosscia e Marica Bertrame, che ringrazio per essere qui presenti. Giuseppe ci ha indicato una via, ovvero il documentario, anche prendere una telecamera, seguire una storia, raccontarla. Ci possono magari essere altre vie. Tu che ti occupi di computer grafica 3D, voi che vi occupate di computer grafica 3D, quanto siete di supporto anche nei documentari, non solo nei documentari, a far esprimere la bellezza dei prodotti cinematografici? Allora, il punto è proprio questo: F9 è una casa di produzione specializzata in computer grafica 3D. E la prima cosa che ti viene in testa è che in generale UFX o la computer grafica 3D possa coprire la bellezza. E invece non è così, perché le produzioni di computer grafico UFX quello che fanno è sottolineare, potenziare o, e lì la bellezza, rendere fruibile ciò che altrimenti non lo sarebbe. In particolare nei documentari ci sono capitate tre situazioni per noi molto importanti. La prima, un documentario dedicato a Ponte di Sergio Musumeci, Ricerca della forma, Genere Sergio Musumeci, con la regia di Vanna Cautillo, che abbiamo prodotto insieme al Museo Marzi di Roma. E in quel caso la computer grafica 3D ci ha permesso di rendere pubblico l'archivio di Sergio Musumeci, che è un archivio non visionabile dal pubblico, ma quei documenti, 3.000 documenti tra tavoli, disegni, schizzi, sono stati modellati e animati e inseriti come, come dire, un pezzo fondamentale della narrazione, un dono che Musumeci poteva finalmente rifare al pubblico attraverso il documentario. In un altro documentario che abbiamo realizzato con la regia di Giuliana Muscio, che è dedicato a Robert Mignola, che è un regista del cinema muto di origine lucana, che cambiò la storia del cinema muto hollywoodiano, la computer grafica invece ci ha permesso di animare e rendere fruibili all'interno del documentario, creando un vero e proprio linguaggio, le locandine originali di quei film e le pagine di giornali, stiamo parlando degli inizi del Novecento. Un ultimo caso, semplicemente per mostrare tre casi molto diversi, sempre in computer grafica 3D abbiamo realizzato le title sequence di due episodi di Matera 15-19 prodotti da Open Film Production. Questa per la bellezza vista con gli occhi di F9 è questa, cioè utilizzare la computer grafica 3D come linguaggio, non come un semplice strumento di effetti particolari o di sottolineatura, ma tirar fuori un vero linguaggio da proporre sempre, per dare qualcosa in più, per dare una lettura diversa, per far arrivare lo sguardo lì dove a volte la telecamera non può arrivare, lì dove semplicemente il materiale manca, non c'è più, o anche per mescolare reale e virtuale. La stessa tecnica per noi è il linguaggio principale di quello che stiamo facendo particolarmente in questo momento, che è il lavoro sul patrimonio culturale. La computer grafica ci permette di raccontare storie di scavi archeologici piuttosto che personaggi del passato, tirando fuori pezzi di patrimonio che altrimenti non sarebbero conoscibili. Per noi la bellezza è questo, utilizzare la tecnologia di digitale e farlo qui in Basilicata, dove nessuno si aspetta. La Basilicata è anche questo, la Basilicata è una terra con scenari da sogno, un set naturale pazzesco, è inutile che ci domani, cioè è un po' sbanale ormai citare Matera, Calanchi, tutti quei set naturali che la Basilicata offre e che adesso vengono anche, come sono ammiti. Però la Basilicata è anche un cuore tecnologico digitale probabilmente più piccolo, più artigianale, perché non abbiamo chiaramente numeri, non parlo solo di noi, ma insomma di altre piccole aziende che come noi fanno VFX in digitale per il cinema. Non abbiamo grandi numeri, ma abbiamo sguardo artistico, capacità, abbiamo scienza e tecnologia. Tra l'altro la presenza dell'università per noi è del CNR, per noi è, come dire, una,
proposito della rete, un punto di riferimento fondamentale. Quindi la bellezza immaginata per il cinema, per noi è questo, fare digitale, utilizzare digitale tecnologia come linguaggio e farlo qua, in quella che è apparentemente la periferia del mondo. E noi i produttori di questo ringraziamo per quello che ci ha fatto risparmiare per la nostra università. Pezzo di fiera, insomma, per carità, gli studio ci mancherebbe, però si può fare una potenza. Giustissimo. Quindi da Basilicata ti ringrazio Sara, passiamo a chi ha imparato a vivere in una città che magari non è la sua d'origine, ad Amseo, regista, distributore, hai sempre l'arduo compito di selezionare ormai i prodotti da portare in giro, quanti no dovrai dire, quanti documentari, come state lavorando sul documentario, appunto come forma, come genere, come forma di bellezza. Io sono rimasto particolarmente colpito da Io odio il rosa, è una cosa che abbiamo visto insieme a Perizia, probabilmente quante sovertempore abbiamo da fare. Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi, oltre ad essere colleghi siete anche cari amici e quindi il tempo ha sottolineato. Allora, per me la bellezza quando viene accostata al mondo del cinema assume significato solo nel momento in cui viene filtrato dall'oggetto cinema, quindi dal regista, da chi lavora all'interno della macchina, quindi la bellezza di per sé di un qualcosa che esiste nel mondo si vanifica, evapora, no? Se non c'è poi una coscienza dietro una macchina da presa o dietro un progetto cinematografico. Qualcosa può essere bello, una farfalla è bella, ma poi dietro una macchina da presa può risultare asettica, no? Può risultare anche inutile. Quindi quanto è importante in prima persona dare, contribuire alla bellezza, questo anche attraverso il documentario. Il documentario non è un'opera cinematografica che semplicemente, diciamo, cattura la realtà e poi la trasmette agli spettatori, è qualcosa che assolutamente deve necessariamente passare attraverso quel processo di, insomma, quel filtro che viene dato attraverso il cinema, la macchina cinematografica, che può essere appunto il regista o tutto ciò che c'è dietro. Quindi questo poi si può anche ricollegare a tutto un discorso che poi ha più di 100 anni sull'idea di fotogenia del cinema, cioè, quindi è merito di chi è ripreso o è anche merito di chi riprende. Quindi la bellezza fondamentalmente nel cinema poi ha un valore diverso rispetto a quella concezione che abbiamo poi tutti i giorni della bellezza. Questa poi è la parte più bella, no, del nostro lavoro. Io poi come regista ho affrontato il documentario dai tempi in cui mi avventurai appunto in Messico, in popolazione indigena, appunto a lavorare con una troupe ridotta e a tirare fuori un documentario, proprio come diceva Giuseppe, cioè giriamo e poi emozioniamoci, costruiamo il montaggio, creiamo delle storie, conosciamo, è un'esperienza di vita prima personale che poi viene donata a uno spettatore, no? Uno ce la mette tutta. Poi il processo di avvicinamento al documentario è un po' cambiato, abbiamo realizzato anche documentari che sono ibridi, no? In cui la quantità di finzione, perché poi ogni documentario ha la sua quantità di finzione al suo interno, magari aumentava fino a diventare un documentary, quindi una storia finta con il linguaggio del documentario, oppure magari questo ibrido che poi ultimamente va anche molto, ed è molto bello, no? In cui appunto vediamo i documentari dove dice ma questa scena sembra quasi sì costruita, invece in realtà il regista è completamente nascosto, oppure il contrario, questa scena sembra Madonna, ha preso una cosa dalla realtà al volo, così no, invece era costruito la realtà a servizio della sceneggiatura del documentario. Questa è la magia del documentario, secondo me. Per quanto riguarda appunto il nostro lavoro di distribuzione, noi lavoriamo prettamente con i cortometraggi e all'interno dei cortometraggi c'è una vastità di documentari molto molto interessanti. Facevi riferimento a Odio Rosa di Margherita Ferri, regista bolognese che è stata selezionata a questo corto, in particolare che tu hai visto, I Love Guy, ma che poi ha fatto l'esordio a lungo l'anno scorso, sempre la Biennale, ha vinto la Biennale Codice Zen sul ghiaccio sottile. È un documentario che racconta dei temi LGBT, però attraverso gli occhi di una
bambina che in realtà poi si sente un bambino a tutti gli effetti. Il film comincia con questa bambina che agli occhi dello spettatore è un bambino sia per taglio di peli che per abbigliamento, che palleggia, gioca a pallone, fa le flessioni, sembra un fan di Messi, bambino, e in realtà poi ti fa rendere conto come tu spettatore sei condizionato da pregiudizi sociali, per cui una bambina non può portare la maglietta del Barcellona. Io, mia figlia, ora gli ho comprato la maglietta di Messi perché mi piace vederla. Sì, quella di Maradona. No, quella di Maradona poi insomma, ancora non è. No, Juve, lasciamo. No, non è creato adesso merito. No, però per dire che noi siamo poi condizionati, no? da questi pregiudizi che la società ci impone, no? E quindi Odio Rosa ci racconta come attraverso gli occhi di una bambina è tutto molto più semplice, come il fatto che lei viva come un ragazzino, come un maschio, no? Come insomma, la società impone che il maschio viva, però non cambi quello che è lei in prima persona, come debba lottare giorno per giorno con questa cosa e come alla fine lei odia il rosa, lei non ama il rosa, tutte le altre sue amichette vanno pazze per il viola e il rosa, dicono no, ma sono colorita femmina, io preferisco il nero, il blu, insomma. E questa metafora sui colori, diciamo, è proprio perfetta per raccontare quello che è la bellezza appunto che c'è nei bambini e soprattutto anche in tema appunto di genere. Come spezza i pregiudizi, esattamente. E niente, poi appunto altri documentari ne arrivano, è molto difficile fare delle selezioni sia sulla finzione che sul documentario perché la qualità si sta alzando tantissimo. Quello che appunto cerchiamo di vedere noi all'interno di un film è la mano di un autore, quindi l'autorialità in un film deve essere la prima cosa, quindi se la vogliamo chiamare bellezza possiamo anche farlo, però per noi insomma la cosa fondamentale non è che una cosa mi deve piacere a me e allora è bella, no, cioè io cerco di trovare la mano autoriale, la Sayonara Film guarda il film e se individuiamo una forma di bellezza, ma non solo che può essere la bellezza nostra, ma anche l'idea che un pubblico possa apprezzare questi cortometraggi o attraverso i festival o attraverso un canale più diciamo dei vari canali, non so se internet o la televisione, noi vediamo che il film va distribuito nella migliore forma possibile. Grazie Alda, grazie a te. Saluto, abbiamo dei tempi così grandi di più mi sono scordata prima, però quando si parla di bellezza e di diversità, io faccio parte di un gruppo, Bianco, Nero e Colori, siamo artisti tutti afrodiscendenti, nuovi italiani, e stiamo facendo manifestazioni, l'anno scorso eravamo a Venezia, poi alla Festa del Cinema a Roma, e perché vogliamo anche una narrazione che sia lo specchio della società. La società oggi in Italia è multietnica, quindi combattiamo i cliché. L'uomo nero, l'uomo arabo non deve fare solo lo spacciatore, la donna non deve fare solo la prostituta o la badante o la donna delle pulizie, perché questa è per me aberrante oggi. Quindi anche voi che avete questa responsabilità, colleghi eccetera, produttori, di abbattere questi muri, questa è la diversità. Grazie. Due fa quattro, gli altri quattro così li sommeremo per arrivare a otto. Matteo Pianizzi, Brunella Pini, Rocco Pascale e Giuseppe Brigante, li chiamo qui a fianco a me. Buonasera, facciamogli un altro applauso. Io inizierei da Rocco. Io condivido con te il passare da lavorare con un'associazione culturale, poi la sfida dell'impresa, quindi essere produttore con, che ha fatto tanta fortuna con il lavoro Happy Winter, un solo esempio di quello che è stata la vostra carriera, documentario, ma quanto è importante ragionare con bellezza per fare il mestiere del produttore. Grazie Angelo per avermi invitato questa sera. Guarda, ragionando sulle parole di Paolo D'Alda, ragionando sulle parole di Giuseppe per fare un percorso
opposto, inverso a quello che diceva lui, perché il mio approccio è un approccio appunto da produttore, e quindi lui diceva che palle bandi da scrivere, palle, e invece il mio concetto di bellezza forse si lega un po' anche a quello. Quando per esempio magari c'è un esito positivo di un bando, un'uscita nel bando, un risultato positivo, ma dice, ah cavolo, c'è l'attestazione, il riconoscimento magari di un lavoro che c'è dietro e di tutto quello che attiene alla sfera della produzione da un punto di vista della scrittura. Quindi io che all'interno della mia compagine mi occupo sostanzialmente di quello, scrivo progetti, scrivo bandi, e quello lo ritrovo come un elemento insomma distintivo del mio lavoro, è quello che mi può dare appunto il senso vero di quello che stiamo realizzando. È chiaro che poi noi proviamo a fare cinema, proviamo a fare documentari, siamo nati sostanzialmente con questa ambizione, quella di portare le nostre idee, quello che vogliamo, il nostro sguardo sul mondo, quello che ci interessa, vogliamo trasporre in immagini. Quindi sappiamo che appunto il risultato finale è poi quello che conta, e quello che dicevi tu adesso è il risultato lampante. Noi siamo partiti diciamo abbastanza bene, perché Happy Winter è un caso fortunato. Noi l'abbiamo, per chi non lo conosce, è un documentario che l'anno scorso è stato presentato a Venezia, e racconta sostanzialmente il microcosmo di Mondello e delle cabine mare di Mondello, e quindi sostanzialmente in estate quel mondo si trasforma in un mondo che è esotico, che soprattutto insomma per chi lo guarda da fuori trova lì tutta una serie di suggestioni e di peculiarità che sono molto legate al sud Italia, magari a chi vive quei contesti, ma che chi guarda da fuori ovviamente lo trova molto molto particolare e molto d'impatto. Noi abbiamo seguito il processo dall'inizio, poi ovviamente essendo una realtà piccola ci siamo fatti affiancare, siamo alla fine diventati coproduttori del lavoro, però l'abbiamo seguito insomma in tutta la sua fortunata progressione, e quindi questo lavoro ci ha aiutato a comprendere che appunto una strada per noi da questo punto di vista poteva aprirsi, quella del racconto di un cinema del reale, vero, di creazione, un lavoro di creazione. Lavoriamo noi soprattutto su quello, vogliamo puntare su quello, perché ci rendiamo conto che oggi il documentario di creazione ha una sua forza espressiva, anche un linguaggio che riesce ad arrivare al pubblico, che è poi quello che quando lavoriamo insomma dobbiamo far uscire sostanzialmente. Non dobbiamo pensare di fare lavori per noi stessi e per tenerli nel nostro insomma ufficio a Potenza. Ora vedo tanta insomma gente di Potenza, di concittadini, questa cosa mi piace, perché insomma è la chiara rappresentazione che diciamo è una città che di solito viene rappresentata forse peggio di quello che in realtà può portare, perché cioè noi per primi ragioniamo sul fatto che pur stando in un contesto molto isolato come quello insomma della Basilicata, da un punto di vista ovviamente delle relazioni, della possibilità di interazione col mondo, col contesto, ma se il tuo sguardo è uno sguardo che guarda oltre, puoi lavorare sostanzialmente ovunque. Alla fine quello che vieni, che porti di tuo, il tuo know-how, quello che insomma vuoi rappresentare, vuoi portare, lo puoi fare ovunque. Quindi il nostro lavoro sostanzialmente è quello, noi ricerchiamo appunto la bellezza nella... Oggi stiamo per esempio lavorando, il paradosso è noi lavoriamo sostanzialmente quasi esclusivamente fuori dalla Basilicata, abbiamo molte poche relazioni qui da un punto di vista produttivo, non perché non ci sia la voglia, la volontà, ma perché magari nascono e si sedimentano delle relazioni che poi ti portano a lavorare in contesti altro. Quindi noi lavoriamo sostanzialmente quasi esclusivamente in Sicilia, negli ultimi anni abbiamo lavorato quasi esclusivamente lì, abbiamo fatto un documentario, adesso stiamo producendo un documentario
sullo stretto di Messina, che è un altro contesto molto particolare. Ci stiamo approcciando a un altro documentario sul mondo dei cavalli che corrono su strada nella periferia catanese, quindi ci piace anche un discorso abbastanza borderline. Un catalogo variegato. Un catalogo variegato. Mi sembra la strada giusta. E questo è il nostro focus. Grazie mille davvero, Rocco. Brunella Fi, regista, autrice, stai lavorando con un viso che ieri abbiamo apprezzato parecchio, non è Verdone ma è Antonella Gaeta che ci ha accompagnato nella fantastica intervista proprio con Carlo Verdone. Domani ci un curriculum, io direi, veramente di spessore. Come regista, parlavamo con Rocco, tutto nasce dal ma la bellezza, siamo in grado di riconoscerli tutti quanti? Quindi tu, da regista e autrice di documentari, quanto ci aiutate? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie mille di questo invito, sono molto contenta. Io, come ti dicevo, volevo fare una premessa sulla parola documentarista, documentario. Un po' mi ricollego a quello che ha detto, mi ha anticipato Adam, sul discorso di questa distinzione che viene fatta fra documentario e film, che per me, devo dire, non esiste. E mi permetto di lottare su questa definizione da regista, perché sono film, nel senso sono storie, appunto, non, gli strumenti del cinema ci permettono ovviamente di... hanno un arco narrativo, dei personaggi, delle tematiche esattamente come dei film. E a volte mi è successo di pensare, ripenso anche a Bertolucci quando diceva di lasciare aperte le porte sul set, appunto alla magia del cinema, che anche nella fiction ci siano degli elementi di realtà che un regista non abbia potuto prevedere. Per cui i confini sono molto porosi, ecco, ci dovrebbe essere anzi forse ancora più documentario nel cinema di fiction e viceversa, finché la differenza, appunto, anche per il pubblico che adesso si avvicina ancora di più anche in sala al documentario, insomma, non ci sia più modo di pensare al documentario come a un qualcosa solo di divulgativo o peggio come a un reportage, senza nulla togliere il reportage ovviamente, che insomma hanno anche altri scopi. E la bellezza in quello che è il mio lavoro, io mi ritengo molto fortunata perché, come dicevi tu, appunto sono arrivata a fare il mio secondo film, ho iniziato praticamente telecamera in spalla, partendo senza nessun produttore, facendo il mio primo film che si chiama Emergency Exit, per chi non lo conosce, e racconta storie di giovani italiani che sono emigrati all'estero, quindi un viaggio intorno al mondo, diciamo, fra Europa e Stati Uniti, realizzato proprio con la forza di una passione che da giovane poi ti viene, e quindi non ti interessa, appunto, all'inizio di trovare bandi e cose, anche se poi le cose cambiano. E però, appunto, è la bellezza di questo lavoro, il fatto di avere una storia che tu vuoi raccontare, una passione che ti lega a quelle storie, a quei personaggi, e che ti porta proprio in un... ti fa trovare delle energie che non pensavi di avere. Un film come Emergency Exit, che è iniziato appunto con me che dormivo sui divani dei miei amici che andavo a intervistare all'estero, è arrivato sulla BBC, è arrivato su Netflix dopo aver vinto un sacco di premi. Quindi ecco, questo per quanto riguarda la bellezza di un lavoro a cui sei legato proprio in maniera personale. Nei documentari, quindi nei film che utilizzano elementi del reale, diciamo così, questo forse è più facile che avvenga. Un'altra cosa molto bella che mi capita nel mio lavoro è vedere accadere le cose davanti alla telecamera, spesso rendendoti conto che sei tu ad aver influenzato quello che sta accadendo. Spesso si tratta di storie, appunto, magari che trattano temi delicati o comunque persone che hanno delle storie che meritano appunto di essere raccontate. Qui tu dialoghi con l'incertezza in certi momenti, certo scrivi, ti prepari per quanto puoi, fai le ricerche eccetera eccetera, però arriva un momento, che è un po' la magia di cui parlavi tu, in cui quel personaggio farà una scelta, tu sei lì con la telecamera accesa e non sai veramente che cosa farà in quel momento, reagirà a magari un conflitto che ha con la sua famiglia, deciderà di partire e mollare tutto oppure di tornare, insomma
quando vedo questo accadere davanti ai miei occhi con la troupe che sta lì, che la guardo, dico guai a voi se spegnete per un attimo, nessuno dica stop per un motivo, per nessun motivo, è davvero un'emozione pazzesca. Racconto veramente un piccolissimo aneddoto, perché mi è successo con le riprese del mio ultimo film, quello che è del mio prossimo film, che è ancora un progetto, però ovviamente noi riprendiamo comunque anche mentre in cui cerchiamo i finanziamenti. Quindi abbiamo girato questa unica giornata di riprese, tra l'altro la nostra storia si svolge a Gallipoli, qui in Puglia, una ragazza che vuole diventare a tutti i costi una pescatrice. Lei ha perso suo padre, un pescatore, in un naufragio, e nonostante questo è chiamata dal mare. Lei vuole fare la pescatrice, ma al sud questo non è un lavoro per donne. E quindi noi raccontiamo il suo percorso per vedere se ci riuscirà. E succede che stiamo facendo delle riprese a Gallipoli, diciamo di una manifestazione religiosa molto bella, di cui non svelo i dettagli, e io la faccio salire su una barca per farle semplicemente una foto di lei vicino al mare. Il pescatore la riconosce, dice ma tu sei la figlia di quella Felice che è morto, tu hai il mare nel sangue, vieni, devi assolutamente guidare questa barca. E lì davanti a noi che riprendevamo le mette in mano il timone e lei per la prima volta guida una barca. Qual è stata? È stata una magia vera e propria, e noi l'abbiamo ripresa, quindi ce l'abbiamo. Ti ringraziamo per questo contributo. Grazie. Io questa volta sarò lineare, quindi passerò a Matteo Pianezzi. Qui è giurato internazionale. Non è fare retorica, è davvero un modo per complimentarmi per come interpreti il ruolo, o come hai già interpretato il ruolo di attore, regista, produttore, distributore, compagno di viaggi come direttore artistico e direttore appunto di uno dei primi market sul territorio nazionale. Può sembrare una cosa banale, può sembrare un modo di lanciarsi ovunque, eppure secondo me non è nient'altro che il binario parallelo del modo in cui si può declinare in mille modi la bellezza. Fai il lavoro che ti piace e non avrai mai lavorato, e sono le parole che ora Brunella ci ha detto, il binario parallelo è i mille modi in cui si può declinare questo lavoro, dove noi ricerchiamo o filtriamo bellezza. Il tuo contributo per me è davvero prezioso per questo 5x5. Ecco, ora ho un sacco di responsabilità in questo momento. Intanto grazie a tutti per essere qua e grazie per l'invito. Molti ci accusano di disperdere energie perché facciamo una marea di cose. Effettivamente la prima persona che mi accusa di questo è la mia compagna, che dice infatti tu non avendo capi lavori dalla mattina alle 7, alla notte inoltrata, ogni tanto si sveglia di notte e fa ma che stai facendo? Devo scrivere, devo fare. Quindi è questo, quando fai qualcosa che ti piace, che è bello, ricerchi il bello nel tuo lavoro. Secondo me ci sono due livelli di bellezza nel cinema. È bellissimo vederlo, ma è altrettanto bello farlo e prepararlo. E una cosa importantissima secondo me, che deve essere quasi un monito per tutti noi che facciamo cinema, che guardiamo cinema, è l'importanza delle storie. Perché nei film, che siano questi del cinema del reale o della finzione, l'importante è la storia. Noi stiamo andando verso qualcosa di particolare a livello societario, cioè ci sta quasi venendo difficile riconoscerla la bellezza, perché ce la stanno offuscando in tutti i modi, ci stanno dando dei canali quotidiani di visione, di fruizione, che mettono da parte molto spesso la bellezza, ci danno un'idea che non è quella che dovrebbe essere, la bellezza della diversità, la bellezza della scelta, la bellezza della conoscenza, del viaggio, dell'apertura, dell'accoglienza, dell'unione. Quindi abbiamo una responsabilità, quella di trovare, scegliere la bellezza e portarla davanti agli occhi delle persone. Manuela è una pioniera in questo, perché portare i corti belli,
che nessuno diversamente vedrebbe, al grande pubblico, alla massa, è un importante passo. Come dobbiamo stare attenti i vari produttori, perché adesso tutte, è un mio pensiero, poi magari domani o dopo mi potete anche sbugiardare, ma mi sembra che questo avvento delle piattaforme nuove, Netflix e quant'altro, sta un po' anche mano a mano mettendo da parte quella che è la figura del produttore, perché contattano direttamente il regista, danno loro le direttive, le linee guida, e quindi uniformano a quello che è la richiesta di un mercato che secondo loro funziona. E quindi io mi trovo a vedere Netflix e vedo tanta roba uguale, tante cose molto simili, e quindi sono importanti questi momenti, siete voi importanti, perché sapete riconoscere che un momento come il Lucania Film Festival è un momento di fruizione e possibilità di vedere prodotti bellissimi. Abbiamo visto un film iraniano prima, davvero, davvero molto molto bello, ma cioè, dobbiamo trovare i momenti in cui la bellezza può essere vista, individuata e divulgata, e quindi diventa importantissimo anche dare gli strumenti ai bambini di riconoscere la bellezza, di non essere limitati nella realizzazione della stessa. Quindi laddove è possibile andare a lavorare con i bambini, perché noi siamo fottuti ormai, io ve lo dico, noi ormai siamo fottuti. Però c'è una generazione che, se riusciamo a lasciargli un mondo, forse, se non lo bruciamo prima, magari loro potranno fare qualcosa di diverso. Quindi, avendo io varie funzioni all'interno del mondo del cinema, mi sento sì di dire questo, più che di dire quello che faccio, mi sento di dare un consiglio, che poi è un consiglio che do a me stesso ogni mattina quando mi sveglio, quando devo leggere qualcosa e quando devo vedere qualcosa o quando devo scrivere qualcosa. Quindi niente, basta. So che ho lasciato campo libero, però era proprio questo il risultato che volevo ottenere, quindi ti ringrazio Matteo per averci dato anche questo bellissimo contributo nel network naturale che vogliamo costruire qui in Basilicata con il 5x5, con questo CineTalk che il fratello maggiore Rocco mi ha ispirato, perché i lunghi dialoghi che faccio con lui a volte sono la mia prima fonte di ispirazione. Coniamo anche dei termini, cinemercato, CineTalk mercato, iniziamo a mettere appunto, a creare dei mix. Sono molto contento di introdurre Giuseppe Brigante, perché incarna due figure che non abbiamo avuto, sicuramente una non abbiamo avuto l'altra volta, sceneggiatore ed esercente. Grazie. Due estremi, dove nasce, dove tutto nasce, dove fondamentalmente, se non va su Netflix, finisce un lavoro. Quanto muove la bellezza, quanto muove la scrittura, ma quanto è bello vedere le persone in sala. No, assolutamente, io mi ricollego a una cosa che hai detto tu, vabbè adesso faccio il bravo e poi dopo gliela dico. Dice, ok, le piattaforme, le cose limitano la figura della produzione, noi abbiamo completamente smesso di prendere in considerazione che un film può essere fatto per la sala, cioè non esiste più questa cosa. E questo secondo me è una discussione che andrebbe portata avanti. Dico questo perché sì, assolutamente. Pensavo prima, adesso faccio un intervento sceneggiatore, esercente, la bellezza, adesso tiro fuori un aneddoto spettacolare da bambino con la pellicola, nuovo. Poi in realtà mi è venuto in mente questo viaggio con mio padre alle giornate professionali di cinema, una situazione tipo questa con distributori, esercenti, produttori. Io ero piccolissimo, il primo intervento è stato, quest'anno il cinema è ancora più in crisi. Il secondo intervento è, quest'anno il cinema crisi, ma difficilmente ci riprendiamo. Poi dice, vabbè, allora se c'è adesso mi organizzo, vado all'università, studio, vado al centro sperimentale, faccio lo sceneggiatore, lo salvo io e poi non lo prendete più in considerazione. E quindi dice, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa nel preventivo. In realtà no, c'è una questione però che è fondamentale. Non è vero che sono nemici lo sceneggiatore e l'esercente. Io c'è una cosa in cui credo, e credo che mi abbia insegnato un po' sia il lavoro che stiamo facendo insieme a mio padre, che poi è il vero esercente, quello che combatte tutti i giorni, anche ad aprile, maggio, quando in un paese come Lago Negro c'hai
2, 3, 5, 10 spettatori e combatti e sai benissimo che la tua sopravvivenza e ti fa fatica ammetterlo, dipende da che Cozzalone in uscita il prossimo gennaio. In realtà non sono nemici, è una cosa che io devo alla sala cinematografica, è il rispetto per lo spettatore, che spesso non è sempre preso in considerazione quando si scrive, quando si produce, quando si dirige, che non è una questione di rispetto per lo spettatore di fare il film che fa assolutamente botteghino, cioè si può scrivere un film di super nicchia e non avere rispetto per lo spettatore, per chi lo stai facendo, e questa è una cosa che secondo me è fondamentale e mi ha aiutato molto. Mi ha aiutato molto il ricordo della sala piena e di vivere anche insieme un'opera cinematografica, ti aiuta forse anche a capirla meglio rispetto alla visione sul se tutto va bene sul 30 pollici a casa. Quello poi che è successo, sono iniziato a lavorare come sceneggiatore, e questo debito con la sala cinematografica l'ho pagato iniziando a collaborare con mio padre, provando a dire ok, facciamoli degli esperimenti, vediamo che succede. Tanto in realtà se andiamo anche alle giornate professionali di quest'anno inizierà con è in crisi, finirà e quindi abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, abbiamo iniziato a portare pullman di giovani professionisti, di no diplomati al centro sperimentale a fare dei piccoli laboratori con i ragazzi delle scuole, che è una cosa che è successa poi anche qui con Calandrello, ed è stato bello ritrovare dei ragazzi che hanno fatto un workshop durante questo inverno, ritrovare adesso qui al festival, ed è un lavoro questo che una sala cinematografica che ha a che fare con una comunità deve tenere in mente. Qui l'esperienza del Tilt ha anche questo merito assoluto. E quindi abbiamo fatto degli esperimenti, organizzato degli incontri, ci siamo inventati un anno una piccola scuola, abbiamo anche scoperto che in realtà siamo fortissimi sul pubblico dei sessantenni e dei settantenni. Ho detto sì, adesso arrivo io con le idee giovani, fresche, ti faccio vedere che succede, qua tornano tutti, e invece i pensionati vanno forti su. Però ci auguriamo di l'ultimo esperimento che abbiamo fatto anche con un po' di amici, abbiamo proiettato 2 giorni fa su un lago mezzo abbandonato, abbiamo installato uno schermo da 10 metri, abbiamo proiettato in pellicola con la collaborazione della Cineteca Nazionale i primi 2 film di Dario Argento. E poi facevamo la riflessione, cazzo, se eravamo a San Cosimato qua era il delirio, e invece siamo ai laghetti del Rotale, vabbè, la seconda edizione magari a Maratea c'è qualcuno di più, però in realtà è divertente anche questa cosa. Poi sì, facciamo tanti esperimenti, abbiamo anche collaborato a delle produzioni, stiamo producendo un nuovo cortometraggio, ci divertiamo. Io ti ringrazio perché secondo me molti di noi vorranno proiettare ai laghetti del Rotale i nostri prodotti, ma lo dico con estrema sincerità e bontà, perché è questo l'intento del 5x5, scoprire queste esperienze, per cui io ti ringrazio Giuseppe. Grazie a voi. Abbiamo avuto gli altri 4 più 4, 8, mi servono gli ultimi 2 per finire ad arrivare a 10, quindi chiamo Vania Cauzillo e Antonio De Palo, entrambi registi qui a fianco a me, per chiudere questo nostro talk, questo Cinemarket mercato talk di cinema Basilicata 5x5 oltre i confini nazionali e verso lo spazio, perché non Marte. Antonio, Assedio Film, una grossissima mano a questi 2 grandi quartieri di un'unica città che sono Pisticci e Bernalda, che si uniscono nel ventennale del Lucania Film Festival, durante Matera Capitale della Cultura 2019, il primo Euro.Med Film Network, facciamo la corte a Pianezzi. Quanto però è importante e che ruolo svolge l'estetica nella bellezza, e lo chiedo a un autore che insomma mi ha riempito fortunatamente la testa e la vita di estetica. Buonasera a tutti. No, Rocco mi guarda lì preoccupato perché teme che io possa parlare all'infinito. No, abbiamo 5 minuti, ricordiamoci, il tempo tiranno, esce Fabio. Sto tergiversando ovviamente per non...
Beh, rispetto alla tua domanda, che è un po', diciamo, articolata e complessa, rappresentare o descrivere, diciamo, l'estetica in relazione al cinema è una cosa molto complessa, perché l'estetica inevitabilmente è la ricerca o la conoscenza del bello, ma rappresentare l'idea appunto del bello è complicato. E forse magari se penso all'estetica appunto come conoscenza del bello, mi vengono in mente molti dipinti, mi viene in mente l'arte figurativa, mi viene in mente, non so, la cattura di Cristo del Caravaggio, e penso che quella sia la bellezza e sia una manifestazione di estetica, diciamo, assolutamente oggettiva. E probabilmente questo perché rispetto alla contemporaneità nel quale si produce una qualsiasi forma, diciamo, artistica, è sempre molto difficile, diciamo, rintracciare l'oggettività appunto di ciò che ha un forte appunto valore estetico. E in maniera più correlata al cinema, io penso che almeno per come intendo io l'estetica, penso che ci sia una componente che sia rappresentata dallo stile, dalla visione, ovvero dal modo in cui un autore interpreta, diciamo, il proprio mondo. Questo va al di là certamente del tipo di cinema che propone, che può essere un cinema di finzione o meno, di genere, qualsiasi cosa. In questo senso penso che l'estetica abbia come tratto, diciamo, fondamentale appunto la ricerca e la visione intesa come interpretazione appunto del mondo, e questa è una cosa affascinante, spesso anche molto diciamo faticosa, e rispetto a questo penso che forse tutti quanti dovremmo avere, diciamo, maggiore coraggio nel coltivare l'estetica intesa come appunto qualcosa di, mi sto incartando, oh, qualcosa di come obiettivo. D'altronde il portato, diciamo, del cinema è questo, cioè i più grandi autori del mondo hanno certamente uno stile molto chiaro, quindi un'estetica, diciamo, molto chiara. Spesso viene banalizzata l'estetica come la rappresentazione, diciamo, visiva, come il modo in cui si racconta, diciamo, un film attraverso appunto la composizione, ma non penso che, diciamo, sia soltanto questo. Penso che appunto la composizione sia inevitabilmente legata appunto ad una ricerca di contenuto che poi porta alla creazione di uno stile. Ed il tuo ci ha conquistati anche come Mediterraneo cinematografico. Grazie Antonio per questo contributo, perché mi ha fatto scoprire come anche da immagini fortissime possono nascere delle storie, e non necessariamente il contrario. Questo era il grande insegnamento che Antonio ci ha lasciato. Vania, aiuto, per ultima. Chiudiamo, per ultima. Abbiamo i due che, cioè, abbiamo studiato meno di tutti, si è arrivata in ritardo, non abbiamo potuto preparare queste bellissime domande. Ero però lì, ho detto adesso mi prendo una birra, perché proprio mi sembra giusto. Quindi, siccome dobbiamo chiudere, sì, però abbiamo avuto una bellissima telefonata da regista, mi hai detto che volevi portare qui un contributo che andava anche un po' oltre il cinema. Progetto, sì, abbiamo parlato in apertura di bellezza, diversità come bellezza. Mm-hmm. Antonio, che ci ha parlato di estetica, ha raccontato anche la disabilità, quindi come e quanto è importante anche la disabilità come forma di bellezza. No? Va bene, ci proverò. Disabilità che non è una... Contandoci questo percorso. Questo assolutamente, non è sicuramente... allora, per chi non mi conosce, io non sono una cinematografara tout court, mi piace raccontare le storie, non sempre attraverso la forma del documentario, ma produco molto teatro anche, e quest'anno con la Capitale Europea della Cultura addirittura un'opera lirica che, diciamo, a questo punto mi fa assolutamente empatizzare con i produttori, dicendo che se produrre un film è difficile, un'opera lirica con anziani e bambini
ve lo racconto, non ve lo racconto. Questo però per dire, e sicuramente di questo abbiamo parlato nella nostra telefonata, che rispetto alla dimensione di bellezza, se io devo pensare al mio percorso che è nato da qui con un grandissimo lavoro sulla mia terra, Potenza, il Vulto e adesso Matera, la bellezza io sono sicura di averla trovata in questa terra nelle relazioni, quindi non come rappresentazione, ma l'idea di dover per forza da ragazzina, no? Come sicuramente Giuseppe veniva a Pisticci, io da ragazzina che cercava assolutamente relazioni di bellezza, prendevo il treno e andavo a Melfi, dove c'era questa compagnia che oggi dirigo. Di sicuro quindi in un territorio come il nostro la bellezza ha a che fare con l'inclusione. L'inclusione che però qui diventa veramente un materiale di racconto meraviglioso, e in questo senso la parola meraviglia, che ha una bellissima etimologia, comunque racconta sempre qualcosa che prendiamo dai bambini, riprendendo anche le cose che sono state dette prima, aiuta questo sguardo a rinnovarsi. E mi piace anche pensare che l'idea che oggi siamo qui con una cosa che non è da poco, altra cosa di cui abbiamo parlato con la telefonata, abbiamo un pubblico a metà, che non è una cosa da poco, cioè in questo anno io sono diventata tipo la stalker del pubblico degli eventi culturali. Vado, mi metto dietro, guardo che età hanno, quanti ci sono, quante donne sono, quanti uomini, che età hanno, e vivendo a Matera, in una città dove in un anno sta veramente accadendo di tutto, oggi questa è bellezza, cioè io questo posto l'ho visto sulla piantina con Rocco sudando anni e anni fa, io ho fatto lo stesso processo per un altro centro sperduto nel Vulture. Questa cosa qui che succede oggi è bellezza in termini di relazioni, di anche di generazioni. Il fatto che siamo noi qui oggi a parlare, quindi ringrazio doppiamente per l'invito, ho riconosciuto aiutami il nome della regista, Brunella Filippi. Ho riconosciuto Brunella, che è stata ad un pitch, l'ho riconosciuta, oh, quel film bellissimo con le donne, hai perso una donna però, quella della Svezia, onnaccia. Comunque, l'idea di entrare in questo mondo piccolo e far arrivare e accogliere tante persone che non vengono dalla nostra Basilicata, che ogni tanto ci soffoca, lo sappiamo, e creare questi momenti di confronto è assoluta bellezza. Mi hai stupito, evidentemente questa telefonata si è consumata molto tempo fa, ma grazie per il tuo contributo, grazie a tutti voi. Non vedo Rocco per i saluti finali, però come dire, mi faccio io portavoce per Rocco Calandrillo, che ci teneva a fare un saluto a tutti quelli che erano intervenuti durante il 5x5. Abbiamo dato vita non al numero 15, ma a questo meraviglioso network di cui ci vogliamo nutrire e che vogliamo veicolare grazie a voi. 25, scusate, la matematica, ho zumpato un attimo una cosa, va bene, sono lui. Grazie a tutti.